dico, a non esibirsi, in quanto detto mi da lui stesso, lui si occupa degli animali, dando loro da mangiare, cercando di educarli e di addestrarli a qualche numero. Inoltre ho saputo, ad esempio, da José, ritornando a lui, che il circo è nato 15 anni fa in Turchia e che adesso è costituito da 7 famiglie provenienti da varie parti del mondo, e infatti abbiamo moltissima, abbiamo gente che proviene dalla Turchia, dalla Romania, dalla Spagna, davvero, quindi il circo è inevitabile, mantiene sempre il suo fascino anche per questo. Vi sono molti bambini tra, che costituiscono anche gli atleti, gli artisti. Il più piccolo di questi ha 3 anni, ma non si esibisce data l'età, fin troppo tenera, direi. Allora, parlando in particolar modo dello spettacolo, vorrei dirvi che avrà la durata di 2 ore e mezzo circa. Vi sarà un intervallo di un quarto d'ora, ma nel nostro caso non sarà considerato, ecco. Il circo ci riserva ovviamente tantissime sorprese, avremo dei numeri sicuramente più che interessanti. In particolare io non voglio intrattenervi ancora a lungo, ma voglio accennarvi e anticiparvi un numero davvero interessantissimo, che sarà quello costituito da alcuni simpaticissimi barboncini addestrati, che sicuramente ci stupiranno un po' tutti. Ad ogni modo, io ripeto, non voglio intrattenervi ancora per molto e vi lascio appunto a questo numero dei clowns e dei giocolieri, e ci risentiamo tra poco. Thank you.
siano parole per dimostrare la bravura di questi giocolieri, e soprattutto per me che ho la fortuna di trovarmi tra le prime file.